Buonasera, siamo qui al Maracanã, è appena terminato Napoli-Milan, non c'è stata storia per il Milan, partita stravinta dal Napoli, doppietta di testa, 8 reti del bomber Jovino che si porta in testa alla classifica capocannoniere a quota 26. Una parola bomber testa, questo Napoli non si ferma più e risponde all'Atletico Madrid di Napoli. Sì, siamo una squadra, come già detto, molto competitiva e quindi puntiamo sicuramente a vincere. Abbiamo una partita molto importante la settimana prossima con Jovino contro il Gaetano, club, sì. sì, quindi cercheremo di vincere. E poi Ripresa da niente. Videonola quella partita sarà molto importante. Molto importantissima Un proprio. derby, di Cimitile ripreso dopo 3 anni, è ritornato nel Jack questo derby Trab Napoli. Speriamo che ci sarà un grande spettacolo, sempre il solito spirito del Jack, c'è anche un derby tra i Di Lauro. Sì, ma siamo tutti amici, quindi ci divertiremo sicuramente. Speriamo di Per vincere. una parola su Nappi, questo Atletico Madrid, riesce il Napoli a fermarlo? Speriamo. Noi puntiamo di fermarlo, però. Ci saranno squadre che potranno tenere testa a queste due oppure sarà una lotta che si culminerà alla 11ª giornata quando ci sarà lo scontro diretto? No, c'è anche il Real Madrid e poi anche il Trab, il Borussia Dortmund se riesce ad appararsi. E quindi Sono tutte squadre sarà un che. bel torneo fino alla fine, Va giù. sicuramente. Va bene, ringraziamo Testa, una parola a mister Campetiello. Mister Campetiello, eccolo qui ai microfoni del Jack. Salve. Questo Napoli fa davvero paura, ha stravinto un'altra partita e ha risposto a Nappi con un roboante 13-3. Diciamo che non abbiamo risposto a Nappi, ma diciamo, curiamo anche noi per il traguardo. Curiamo anche noi per il traguardo, quindi la squadra è competitiva, quindi penso che l'avete visto. Il campo un po' ci ha penalizzato perché comunque poteva essere una goleata questa sera. E poi un po' ci ha penalizzato. Sì, però poteva finire ancora con molte reti di più. E Incontestabile. poi diciamo che ci ha penalizzato anche l'arbitro con qualche minuto in meno, però non fa niente, dai, è andata bene così. Era anche giusto mandare sotto la doccia i ragazzi dopo molta pioggia che si è battuta sul campo mentre state giocando, quindi la partita ormai era finita da tempo e giustamente il punteggio si è concluso col 13-3, grande prestazione del Napoli, abbiamo già detto. Questo Nappi, quindi nessuna parola contro Nappi. No. Il Fenerbahce la prossima riuscirà a fermare Nappi? Non lo so, noi sinceramente non tifiamo né per le squadre di Nappi né per la squadra contro. Facciamo sempre la nostra corsa, l'abbiamo detto. Se riescono a fermarli bene, noi tenteremo di fermarli quando ci L'11ª incontreremo. giornata. E poi il resto lo farà il campo. Sono fiducioso della mia squadra. Buonanotte a tutti. Grazie, ringraziamo anche mister Capetiello. Tra poco ci sarà Borussia Dortmund Barcellona, lo spettacolo del Jack è solo all'inizio.
Vai. Buonasera, benvenuti al Maracanà. Siamo qui con il migliore in campo di Borussia Dortmund Barcellona. È tornato dopo tanto tempo, l'hanno criticato tutta la dirigenza, io ero presente, c'è sempre. Però quando è tornato col piede giusto. Ma io quando mi metto in discussione sono il primo che do il massimo per la squadra. Innanzitutto ringrazio sempre la dirigenza per dare l'opportunità di esprimere il mio calcio. Non mi importa di tutte le critiche che mi fanno dirigenti, presidenti e vicepresidenti. Prenderò le mie giuste precauzioni e agirò di conseguenza. Tanto io vedo e sento quello che dicono. Una parola anche a mister stasera, mister presidente Bruco, Domenico Scafuro, che lo guarda già storto. Mister, ci voleva con Ippo? Sì, ci voleva con Ippo, però lo metto sul mercato, 100 euro. 100 euro, ce l'abbiamo. 100 euro, 100 euro, 100 euro, 100 euro, 200 euro, 200 euro sul mercato. Perché lui è mercenario di merda, lui è Parma. Mercenario. E poi non posso parlare. Non posso parlare, lasciami stare. Una parola anche a Spina, se la vuole dire questa volta. Michele Prisco, dov'è il suo un saluto a Michele Prisco. Che fine, Michele. Va bene, lo lasciamo andare a fare la doccia perché piove un poco. Grazie mille questo a tutti. Borussia può rinascere con l'entrata in campo di Conippo di nuovo? Il Borussia, io cerco sempre, come ho detto prima, di dare sempre il massimo. Non so se possiamo andare avanti in questo modo, giocando sempre con le persone contate. Io purtroppo non posso essere sempre disponibile per la squadra. Quando ci sono, vedete che sono sul campo anch'io. Alla nona cambierà maglia? Alla nona dobbiamo vedere, mancano poche partite se non vado errato. I presidenti mi hanno messo sul mercato, ora vediamo a buona offerta chi sarà il miglior offerente. Se... ne vedremo delle belle allora. A dopo, intanto già in campo, Roma-Porto. A dopo. Buonasera, benvenuti al Maracanà, siamo qui con i giocatori della Roma. È appena finita Roma-Porto, partita importantissima, terza partita di questa giornata. La Roma finalmente vince sul campo, la seconda partita vince sul campo, ma la prima di Mister Lisio. Una parola sui suoi giocatori, come si sono comportati? Sono stati molto lucidi quando dovevano esserlo, come ad esempio abbiamo chiuso negli ultimi contropiedi, però sono stati bravi durante tutta la partita perché il Porto non era avversario di primo pelo, quindi... sono stati molto bravi, sono contento perché stiamo trovando una giusta quadratura come già preannunciato. Questa, la vittoria scorsa a tavolino contro il Borussia vi ha dato morale, ora avete 6 punti, 7 forse, 7. 9. 9? 6 più 3, 9. 6 più 3, 9, pure un pareggio. No. 9 punti, 9 punti. Diciamo perdiamo. Adesso questa Roma può dire qualcosa, può dire la sua al campionato. Aspettiamo, non ce l'abbiamo, aspettiamo, giochiamo.
Allora, siamo qui anche con Giampaolo Cassese, fondatore. La fascia di capitano che le ho dato prima della partita ha portato bene. Sì, la fascia ha portato bene, soprattutto la scommessa con Amedeo ha portato bene. Infatti Matteo mi chiedeva del balletto, ci avevamo promessi che in caso di gol c'era questo balletto con le telecamere del trofeo Jack, ho mantenuto la promessa. Ci sarà... già è stato fatto il balletto in campo? In campo, in campo. Ah, quindi sono tutto ripreso dalle telecamere, non mi sono nemmeno accorto. Una parola anche al migliore in campo di giornata, 3 reti, se non erro. Un acquisto fatto da 2 o 3 giornate, ma un acquisto veramente fondamentale con questa squadra. Sempre giocato. Sì, è sempre giocato. È Litto, però è stato un grande acquisto, è stato una grande squadra. È da tanto vorrei dire che su tutto è stata una vittoria anche divertente contro degli amici, proprio a Giovolano, ma è stata una vittoria spumeggiante. E soprattutto tutta la squadra ha contribuito, abbiamo lavorato bene e abbiamo giocato bene. Questa squadra finalmente si è stata un po' con questi 2 acquisti, Sellini, Litto stasera, adesso questa squadra veramente può dire la sua, non solo Pidonola del pomeriggio, ma anche la Roma finalmente. Ma il centro sportivo Maracanã è sempre un grande spettacolo col trofeo Jack e siamo molto contenti di questa vittoria giunta in condizioni di agonismo estremo sotto una pioggia battente. Sono quelle vittorie che fanno bene alla classifica e soprattutto fanno bene al morale, soprattutto con i 2 acquisti Litto e Sellini, che ringraziamo per questa grande prestazione. Ci sarà da divertirsi. Un coro per il Toro. Una curiosità, secondo lei se stasera c'erano le telecamere di Pirola? Le ripete, erano possibili? No, guarda, questo devi parlare con Isidoro, io sono solamente un mezzo. Comunque ti posso dire che se c'erano le telecamere di video non stavamo qua a raccontare di questa bella vittoria. Però l'impalcatura ha mantenuto. L'impalcatura ha mantenuto, ancora per poco, va bene. Lasciamo fare la doccia ai ragazzi che se la prendono a bronchite. Grazie ragazzi, alla prossima, ci vediamo domani con l'ultima giornata della settima. Ho trovato Jack, a domani.